Abbiamo deciso di cominciare questa sera in una maniera un po' insolita rendendo omaggio a questa grande manifestazione che stasera andremo a presentare, l'abbiamo già presentata, abbiamo visto anche qualche speciale nei giorni scorsi su quello che è Passeggiando per Cantine, in cui vedremo ancora stasera una, una parte. Eh, di questa manifestazione del sabato. Oggi 6 di novembre andiamo a parlare esclusivamente dell'Eco Maratona del Pianti. Le immagini che, si sono, che avete visto delle due partenze della 18 e della 42 km proprio a Castelnuovo Berardenga e a Villa a Sesta, poi vi ricorderemo anche le altre, eh, le altre partenze, San Gusmè in modo particolare per la 11 km e per il trail che ci hanno dato tante emozioni e abbiamo voluto farvele rivivere in un certo senso questa sera proprio con questi minuti iniziali. Ecco Maratona del Chianti, andiamo con le immagini, le immagini che ci portano verso il, eh, i primi passi di questo 2014, subito con eh, quella che è la piazza centrale, subito che sono tutto quello che è il contesto della manifestazione. Vado subito con Mauro Clarichetti che è rimasto secondo me abbagliato da queste immagini che forse non aveva visto. Mauro, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa Andiamo a raccontare ai nostri telespettatori che ci seguono da casa tutti i giovedì e poi anche sul canale Rannes.it dal giorno successivo eh, di questa ottava edizione dell'Eco Maratona del Chianti. Intanto direi di andare per gradi con le immagini di queste sono di Linda Betti, poi ne avremo, avremo altri operatori che andremo a ringraziare più avanti. Eh, qui siamo nella prima, nella prima parte, siamo nel primo. Eh, momento con eh, i massaggi anche presenti il sabato e poi vedremo anche quello che è il, quella manifestazione, nella manifestazione, come mi piace dire, eh, il Passeggiando per Cantine. Tanti prodotti tipici, eh, tutta quella che è l'atmosfera che Castelnuovo Berardenga in questi tre giorni ci offre. Beh, Mauro, io direi che è stato un grandissimo successo quest'anno e sicuramente il tempo ci ha voluto bene perché è stato un tempo estivo. Che ha sicuramente favorito la situazione di festa. Noi, chiaramente, come tutte le organizzazioni, lavoriamo un anno per poi concentrare tutto in due giorni, però, sono due giorni molto intensi, carichi di sei eventi che chiaramente permettono alle persone di arrivare e avere due giorni dove possono partecipare e vivere intensamente questo sabato e domenica nel Chianti. Sabato e domenica nel Chianti, andrei subito con spendere due parole con eh, il, la prima manifestazione quella del sabato passeggiando per cantine. Vogliamo sentire subito che Federica eventualmente su questo, che probabilmente eh, anche lei è una delle dirette interessate. Buonasera a tutti, sì, noi cominciamo come tutti gli anni il sabato con il Passeggiando per Cantine che è un pranzo itinerante, un pranzo itinerante che eh, tocca sei agriturismi e aziende vinicole lì intorno a Castelnuovo, quindi ben 850 persone quest'anno a gruppi di 70-80 accompagnati dal gruppo trekking di Castelnuovo-Verardenga hanno potuto visitare questi posti, assaggiare i prodotti tipici fatti da loro, assaggiare il vino, l'olio e quindi eh, sono partiti da Castelnuovo alle 9.30, gli ultimi sono tornati alle 5 del pomeriggio. Sono stati tutti soddisfattissimi, si sono divertiti, hanno assaggiato cose particolari e le ringraziamo di essere venuti dall'Italia e molti anche stranieri quest'anno. La presenza degli stranieri, Mauro, dipende da queste immagini che abbiamo visto, che oltre ad avere una grande manifestazione c'è uno scenario che non ha niente da invidiare a altre parti del mondo. Ma direi che gli stranieri sia dal primo anno diciamo, siamo riusciti comunque già a, a trovare un canale per riuscire a far venire parecchi stranieri, ma quest'anno soprattutto abbiamo lavorato molto sulla promozione all'estero, andando diver in diversi tipo Parigi, Düsseldorf, in diverse maratone grazie alla Diadora che ci ha ospitato e poi anche grazie alla Borto siamo entrati in un circuito nuovo creato quest'anno Run Italy che ci permette anche di poter arrivare un po' di più all'estero. Sappiamo tutti quanto è difficile riuscire ad arrivare e informare anche gli stranieri e quindi avere comunque vari canali per trovare il modo per farli venire è certamente un aiuto per far conoscere anche questo territorio. Questo passaggio, questo passaggio che vediamo alle immagini delle persone che stanno eh, come dire, pranzando in maniera un po' diversa. Eh, dal solito e che poi accompagnandosi con un buon bicchiere eh, di vino vino si parla naturalmente pianti infatti siamo molto contenti e anche onorati quest'anno di aver trovato l'accordo col consorzio di chianti classico che direi che proprio il, coniugare il territorio l'evento e il vino nel modo migliore eh sì eh, Mauro si sposa il vino alla corsa alla passeggiata è eh? un buon un Credo il Chianti in particolar modo con anche gli alimenti che poi proponiamo sia diciamo, il modo migliore per, per coniugare la festa e, e terminare diciamo, in bellezza. Ecco. A proposito di festa, una festa l'avete sentita all'inizio quando l'Eco Maratona è partita da Castelnuovo Berardenga, da Piazza Marconi dall'altra parte invece da Villa Sesta avete visto le immagini anche eh, dall'alto le immagini con i droni che sono state realizzate grazie al contributo proprio appunto del consorzio del Chianti Classico e la voce che avete sentito era quella di Daniele Menarini, condirettore della rivista Correre, che stasera, guarda caso, è venuto Eccolo a trovarci qua. in questa trasmissione. Buonasera Daniele. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Non credo che ti debba fare qualche domanda, perché qui puoi andare tranquillamente a commentare a braccio. Quante cose hai da dire? Beh, parecchie, per cui magari facciamo una puntata più avanti che completiamo, <ride> cerchiamo di essere sintetici. Dopo questa bellissima passeggiata, che mi manca, perché siamo arrivati dopo... Al pomeriggio abbiamo avuto il momento del convegno come già l'anno scorso e lì c'era parecchie autorità perché c'era Fulvio Massini, c'era De Gasperi che tra l'altro è stata una bella presenza per tutta l'ecomerazione del Chianti, c'era Garmin e allora è stato un momento per cercare di fissare i piccoli punti necessari alla migrazione che secondo me è ancora in corso, la migrazione che sta portando sempre più appassionati a passare dalla strada al trail, non in modo definitivo, ma alternando le due cose che probabilmente anche dal punto di vista della salute è la soluzione migliore. Daniele questo è un ottimo passaggio, non è un vero e proprio trail perché le pendenze diciamo sono eh, quelle che sono, lo scenario è particolare, non è asfalto perché comunque si vive in, in mezzo alla natura, la natura fantastica che è quella del Chianti, pensi che sia un ottimo punto di incontro fra il, il trail, quello fatto con i dislivelli esagerati, quello eh, un po', come dire, mi viene da dire abbastanza agonistico, anche se il trail non è mai troppo agonistico, e, e la maratona, quella che si corre in città. Sì, lo dicevamo anche altre volte, l'Eco Maratona del Chianti è secondo me, per usare una vecchia espressione, la, il trail dal volto umano, quindi è la porta d'ingresso, non è facilissimo nella gara lunga, richiede comunque una preparazione muscolare per poterla affrontare con tranquillità, però proprio permette di prendere confidenza senza quegli eccessi che ricordavi tu. E secondo me eh, tu, Fabio ed io, in qualche modo abbiamo vissuto un'edizione, un posso spendere la parola epocale, poi vedremo se mi sbaglio, nel senso che lì sta arrivando il mondo del trail. Parlavo con Fulvio Massa, che è il mio esperto alla, alla rivista Correre. E la tendenza del 2015 sarà da parte della maggior parte di, degli appassionati quella di abbandonare quello che dicevi tu, l'eccesso di altimetria, l'eccesso, io lo chiamo, di cinema, il, il i 330 km, 24 mila metri di dislivello positivo che sembrano un'esagerazione da racconto di Stefano Benni, ma sono una realtà. Eh, il Maratonetto ha vissuto in questi anni inevitabilmente il fascino quasi dell'estremo, il fascino del Monte Bianco, il fascino della Lavaredo, quello che si sta registrando è un ritorno a distanze più corte, ad una difficoltà altimetrica un po' più umana, eh, per trovare energie e tempo da riservare a quello che c'è attorno a una gara, perché quello che si è vissuto in quei due giorni del Chianti, e, e, e finisco, è importante anche quello che c'era attorno alla gara. Sia proprio in termini di relazione tra le persone, di cose da vedere, di cose ecco, da assaggiare. Volevo venire proprio a questa domanda per farti concludere l'argomento. Come, come la vedi invece questo eh, mezzo, come dire, di avvicinamento? Non. In questo caso alla corsa, ma direttamente andando a passeggio per le cantine, degustando i prodotti tipici della zona. È l'altra porta d'ingresso, nel senso che noi vedremo nei prossimi anni sempre più persone alle gare di qualsiasi tipo, soprattutto se non particolarmente lunghe, camminare, muoversi. Abbiamo visto anche quest'anno l'esplosione del Nordic Walking, che riguarda parte di queste persone. E l'abbinamento col vino sta prendendo piede perché gli episodi che qui nel Chianti sono partiti tanti anni fa se noi diamo un'occhiata al calendario soltanto in queste settimane abbiamo il nostro amico De Gasperi che fa domenica prossima il Valtellina Trail che è sostanzialmente vigne c'è stata domenica scorsa il Prosecco Cross e c'è la Prosecco Run che in Veneto sono vigne è un abbinamento che verrà imitato negli anni secondo me parecchio Mauro vi siete inseriti in un contesto attuale mi viene da dire è vero ma l'idea del passeggiando per cantine è nata soprattutto per coniugare lo sport, diciamo il gesto atletico, a un qualcosa che anche gli accompagnatori, che spesso vivono in maniera passiva l'evento, che magari accompagnano il marito, la moglie o l'amico o l'amica, fare qualcosa da poter fare insieme, che poi però inaspettatamente alla fine ha coinvolto forse anche in maniera più sorprendente gli atleti veri, per cui partito da chi accompagnava e si è arrivati agli atleti. Si è aggregato, casomai il giorno ha avuto dopo, un grandissimo vero. successo proprio questo come momento di festa. E Devo dire che chi fa il passeggiando per cantine ti ringrazia, ti dicono guarda io non pensavo che fosse così divertente e piacevole perché spesso noi che corriamo l'idea di fare una passeggiata di questo tipo la si prende veramente sotto gamba, anzi la si considera quasi un evento di serie non BC proprio. Invece devo dire che eh, è stato veramente sorprendente. Tant'è che devo dire un mese e mezzo prima abbiamo chiuso le iscrizioni a 800. Eh sì, perché... cioè, è una richiesta che sa quasi dell'incredibile. Dobbiamo comunque accontentare ma soprattutto soddisfare coloro che partecipano. Cioè certo, eh... i numeri <ride> sono contenuti per questo motivo. Ecco, prendere ancora si potrebbe... 300, 200, forse 300 persone no, credo che le avesse prese tranquillamente. No, perché adesso però... non è stato detto ma è un pranzo completo, dalla ribollita alle salsicce fatte sulla braccia, cioè c'è veramente un pranzo completo. Mm. Federica, guardiamo queste immagini che sono fantastiche, dall'alto fanno venire quasi brividi vedendo questa manifestazione. Qui siamo a Villa Sesta, alla partenza della 18 siamo km alla partenza del Chianti Trail. Abbiamo sì. visto prima invece le immagini di quel mastodontico pasta party che avete dovuto spostare negli anni in un locale più grande per eh, accontentare anche lì tutti e per, avere, eh, per dare anche lì un pasto, si chiama pasta party, in realtà poi è un pasto completo. Sì, noi lo chiamiamo pasta party, però in realtà detta di tutti è un, in realtà appunto un pasto compreso. Abbiamo dovuto spostarlo nella m, palestra di Castelnuovo grazie anche alla collaborazione e al eh, m, seguito diciamo, che ci dà la bulletta, la SD La Bulletta di Castelnuovo. All'interno di questa palestra noi comunque tra il sabato sera e la domenica a pranzo diamo circa 2.500-3.000 pasti, che poi sono pasti fatti da due primi, eh, un secondo, eh, contorni affettati, formaggi, ancora una volta per far riprovare comunque i prodotti appunto della zona. Infatti prendiamo tutto. Sia per quello che riguarda il pasta party, sia il passeggiando per cantine, sia anche i ristori che diamo lungo il percorso delle competitive, eh, compriamo tutta la parte alimentare nelle zone lì intorno, quindi non ci spostiamo fuori dal, dal territorio e cerchiamo di utilizzare prodotti tipici, non ultimo, ad esempio, le bruschette che diamo al Pasta Partio okay, Hei, ma anche appunto ai 10 ristori che ci sono lungo le competitive e al quello poi finale in piazza, dove diamo l'olio che compriamo dal, dalle cantine intorno a Castelnuovo Berardenga, appena fatto perché poi è il periodo dell'anno in cui viene appunto fatto l'olio. Daniele Menarini, la genuinità credo che sia una delle parole che si ha con, con l'eco maratona del Chianti. E la cercano, adesso i corridori la cercano parecchio per cui tutto quello che è, come diceva lei, a chilometri zero è particolarmente apprezzato. Quando si tratta di questo tipo di zone chiaramente cercano l'ambiente, cercano il prodotto e, e quindi sono disposti anche a muoversi da un, da un po' più lontano. Ho sentito prima fare da Mauro il discorso degli stranieri, il discorso degli stranieri è una grande partita per, per gare come questa ed è, e per anni l'abbiamo ignorato, nel senso che... Siamo stati un po' vittima di un ragionamento. Siccome noi andiamo all'estero per fare le maratone, pensiamo che anche gli stranieri vengano da noi solo per fare le maratone. Eh, non è così. Si è visto quel giorno che c'erano parecchi, eh, parecchie persone che, evidentemente, hanno colto l'occasione per vedere una zona della quale hanno sentito parlare, perché se lo chiamano Chianti Shire, vuol dire che gli inglesi lo conoscono. Eh sì. Per molti inglesi, questa era un'occasione particolare. Un'occasione particolare anche per Silvano, Silvano conosciuto meglio come il titolare del negozio, il campione di Prato, da Prato a Castelnuovo Berardenga. Ormai da qualche anno, Silvano, sei lì. Come mai? Sì, salve. Non è da qualche anno, vi posso raccontare una piccola storia? Io, questi ragazzi, è circa 15-16 anni che li conosco e pensate bene a come è nata questa manifestazione venivano alla Scarpi Rampi che c'è domenica prossima, fra tre giorni insomma e guarda caso piove, bene così dicono tutti quelli che si stanno seguendo questi ragazzi dell'organizzazione venivano alla Scarpi Rampi ma da diversi anni io ho incominciato a fare amicizia con questo gruppo eh, che venivano mh, da 5, 6, 7 anni a questa manifestazione. Una volta, eh, saranno circa 10 anni fa, quanto è che è iniziato l'eco maratona del Chianti? 8, 8, 8 anni? Bene, circa 9-10 anni fa, questo gruppo che partecipava alla mia manifestazione venne in negozio per eh, chiedere dei consigli e anche per dire se c'era verso fare un'accoppiata a scarpi rampi con la loro manifestazione che avevano idea di far nascere. Io eh, quando ebbi queste proposte gli dissi subito, forse loro non se ne ricordano, ma mi ricordo benissimo le parole che dissi a loro. Volete mettere il Chianti con la nostra grande calvana, anche se grande ma tanto brutta? Voi avete una storia davanti, io mi ricordo benissimo che dissi proprio questo. Sono diversi anni, da allora è iniziata la storia di questo gruppo di ragazzi che venivano alla Scarpi Rampi. Purtroppo da qualche anno li ho persi, perché è molto vicina alla loro manifestazione e escono da questa cosa come fiaccati. Però penso che nei prossimi anni ritorni di nuovo. Come dicevo, non è solo qualche anno, è, mh, sono passati tanti anni la storia. È iniziata, io li ho seguiti dall'inizio. Appena ho avuto l'opportunità, diciamo così, di avere anche un grosso sponsor da affiancarli, mi sono fatto avanti. ed È stata la prima manifestazione toscana che io ho proposto a Diodora. Diodora all'inizio era un po' incerta, poi mh, è stata una scommessa tra me e loro. Io gli ho detto: prendete questo, insomma, anche se mh, per in questo momento. È abbastanza oscura, non la riprendete mai più fra qualche anno perché costerà troppo. Mi hanno dato retta e tuttora insomma, la cosa si sta avverando. E tra poco, caro Silvano, avremo in collegamento niente poco di meno che, si parla dello sponsor ma si parla anche di un grande campione, niente poco di meno che Gerindo Bordini, lo avremo a telefono fra breve quando saremo pronti per, per contattarlo. Con Silvano torneremo tra poco, mentre vorrei passare il microfono qua ai nostri amici che anche loro si sono dati da fare per l'organizzazione dell'Ecomaratona. Cominciamo da Ubaldo. Buonasera, Buonasera Ubaldo. Di cosa Buonasera. ti sei occupato? Di cosa ti occupi? Qual è il tuo ruolo all'interno dell'Ecomaratona? Generalmente la settimana prima, anche dieci giorni prima, ci occupiamo un po' di tutto. Poi il mio ruolo principale insieme a Enzo Caoduro è quello dei ristori. I ristori, i ristori che credo che siano una delle cose più belle, eh, eh, cioè cose brutte non ce ne sono, diciamoci la verità, eh, a partire dal paesaggio, a partire dall'organizzazione, insomma. I ristori però sono cose che si toccano con mano anche. Certo, e sono, all, alla fine tutti dicono che i nostri ristori sono magnifici: sono i migliori ristori di quasi tutte le gare che ci sono. Ora vi vorrei dare anche qualche dato di quello che abbiamo fatto, ma Prego. passo ah. la parola a, a Enzo, che c'ha gli occhiali. Io purtroppo non l'ho portato. Prego, Enzo, con gli occhiali si vede meglio. Buonasera a tutti. Come dicevo, Baldo, lo sforzo organizzativo per organizzare i nostri 12 ristori, bene 12 ristori, organizziamo. Lungo il percorso è notevole perché taluni sono dislocati in aperta campagna e è difficile anche solo portare i materiali che sono tanti. Se pensate, solo per fare due esempi, ci servono a noi circa 40.000 bicchieri. Si distribuiscono 1.500, ma mi sembra pure poco, litri di acqua, eh, 1.000 litri di tè, 600 litri di sali. 500 litri di Coca-Cola e, e che più, più ne metta 25 kg di uvetta 50 kg di, di limoni 100 di arance 60-70 kg di crostate siete ben riforniti siete. tutto, c'è cioè, di tutto di più però eh, organizzarli è veramente uno sforzo notevole noi ce la mettiamo tutta e finora non ci sono state lamentele, insomma è andato tutto bene e Dobbiamo ringraziare tutti i nostri collaboratori perché per organizzare questi 12 ristorici abbiamo ben 150 collaboratori, che negli anni si sono affinati, perfezionati e tutto è sempre andato per il meglio. Mauro, un minuto prima di andare in pausa. Sì, volevo solo precisare che questi ristori abbiamo cercato di abbinarli soprattutto a gruppi podistici che già conoscevano di che cosa si parlava o a circoli che si sono prestati e hanno imparato velocemente. Per cui avere anche dei gruppi già preparati e motivati permette anche di dare un servizio di qualità che è molto importante. Servizio di qualità che mi sembra proprio non manchi. Eh, Mauro, rapidamente, che effetto si fa vedere queste immagini? Queste espassate? sono l'immagine della partenza di San Guzmé che abbiamo fatto appena poco dopo perché prima abbiamo fatto Villa Sesta e sono all'interno della tenuta di Arceno, qui siamo proprio nel cuore della tenuta di Arceno che facciamo praticamente per almeno 10 km all'interno della gara 12 km e sono immagini veramente molto belle. Delle immagini, ricordiamo, sono state realizzate grazie al contributo del sì, consorzio del Canti Class. queste immagini, noi non saremmo riusciti a poter, poterle fare se non grazie a loro che ci hanno permesso di, appunto, di utilizzare una società che ha gestito molto bene anche queste immagini. Perché avere un drone non è detto che poi le immagini possano essere di questa qualità. Ecco. Eh sì, vi ricordo poi le altre immagini che avete visto: sono di Linda Betti, e non ci dimentichiamo anche le immagini di Siena TV che ha collaborato proprio all'evento facendo anche un servizio di una trentina di minuti se non erro Mauro che lo troviamo lo potete trovare anche sul, sulle, su Siena TV e lo trovate anche sul nostro sito runners.it è già come del linkato cioè il link che ci porta verso questa, eh, verso questa manifestazione in un servizio realizzato tra l'altro insieme eh, all'amica Sofia che salutiamo che spesso eh, ci aggrazia proprio con le, la, la, la sua voce e così via Intanto qui si, vede, si vedono scorrere le immagini dell'Eco Maratona, eh, si vede il cartello Castelnuovo Berardenga che in questo momento eh, si sta passando proprio sotto, ci avviciniamo verso, dopo le partenze, verso il, eh, come dire, verso la piazza Marconi dove era. Questa è proprio la parte finale che c'è per arrivare. Quest'anno tra l'altro abbiamo fatto una variante. Abbiamo eliminato gli ultimi 800 metri di strada asfaltata provinciale che conducevano in piazza Marconi e abbiamo fatto questo percorso, di fatti si vedeva all'interno delle vigne e gli ulivetti dell'azienda di Felsina, proprio per evitare l'ultimo pezzo di asfalto. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo insieme, anche insieme a un campione olimpico, Gelindo Bordin. Rise, rise. Iniziare a correre non è mai stato così facile, approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri Training Holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di Via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine, un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica, gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta! Eccoci di nuovo insieme per parlare dell'Eco Maratona del Chianti con tanti personaggi che hanno partecipato, che hanno organizzato. Vorrei passare un attimo il microfono a Luciano, che prima non l'abbiamo intervistato, che anche lui è una parte integrante di questa manifestazione. Luciano, di cosa ti sei occupato mentre stiamo ancora godendoci queste immagini della tenuta di Arceno, vero Mauro? Siamo... Sì, queste siamo proprio sotto San Gusme praticamente, Perfetto. subito dopo la partenza di San Gusme. Luciano. Grazie a tutti, Niente, io sono Luciano, faccio parte de, 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 del Consiglio dell'Ecomaratona, pertanto mi occupo della piazza, la sistemazione per quanto riguarda la piazza e poi faccio la parte elettrica. Niente, sono entusiasta di questa manifestazione e ringrazio tutti quanti perché effettivamente è una manifestazione che va vista e va fatta e, e va continuata ancora. Grazie Quindi, a tutti. Luciano, lo possiamo dire che sei l'elettricista ufficiale dell'Ecomaratona del Chianti Sì, diciamo di sì, in parte sì, diciamo di sì. Insieme a Mauro, invece, avremo un'infinità di ringraziamenti da fare a tutti coloro che hanno lavorato proprio per questa manifestazione. Da chi vogliamo cominciare, Mauro? Io inizierei da chi ci ha permesso di entrare nel, nei loro territori, perché eh, forse non tutti sanno, ma questa manifestazione che molti mi chiedono: ma perché non fate un percorso permanente? Il Percorso permanente non lo possiamo fare per una ragione. Noi abbiamo fatto una scelta di qualità che entrare in territori privati, come sono le aziende che abbiamo visto adesso, che mai ci permetterebbero di fare un percorso permanente, perché siamo all'interno delle vigne. Io vi, fa, vi racconto un aneddoto. All'interno della tenuta di Arceno avevano ancora la vendemmia in corso la domenica. Io il venerdì sera, due giorni prima alle sei di sera, ho dovuto spostare, ecco proprio in questa zona qua, questo è proprio il viale dei cipressi, che tutti si ricordano quelli che vengono, che è meraviglioso, ecco proprio qua a fianco stavano facendo la raccolta. Abbiamo dovuto spostare due chilometri e mezzo di percorso da una collina a un'altra perché proprio in quella zona dovevamo passare c'era la raccolta la domenica. Quindi cosa vuol dire questo? Che fare eh, questa che vedete, di fatti è la tenuta di Arcena, era proprio l'azienda la, agricola, fare eh, un percorso all'interno delle proprietà private, e sì, un grosso vantaggio perché per gli atleti entrano in un percorso unico che non potranno mai vedere durante l'anno. Però per noi un impegno dal punto di vista anche proprio dei permessi e della fatica molto più elevato, perché vuol dire comunque dare anche delle garanzie, per dire noi al martedì, al lunedì abbiamo già il percorso tutto ripulito, sia dalle frecce, dalle che mettiamo che da tutto quello che ci può essere per terra, proprio perché entriamo in questo percorso privato, ecco perché non si può fare un percorso permanente, però ci permette anche di portare la gente a casa di tutte queste aziende come l'azienda agricola, ad eh, esempio Felsina, la, la tenuta di Arceno, Montegiachi, eh, Castelinvilla, Abbadia Monastero, sono tutte aziende che noi pr praticamente li entriamo quasi in fattoria e quindi qui c'è anche la disponibilità da ringraziare anche la disponibilità Fatto. delle fattorie e di tutte le tenute che ci sono in zona. E poi chi altro, Mauro? Eh, inizierei... una, una, una lista facciamo, cosa facciamo tutti? Io inizierei direttamente dagli sponsor che chiaramente come sappiamo tutti per organizzare un evento di questo tipo il pettorale non è sufficiente a realizzare un evento con tanto impegno. Noi abbiamo sei eventi all'interno del sabato e di domenica e quindi vuol dire avere comunque... Un'organizzazione e anche una quantità di mezzi che è molto elevata, quindi la Diadora per prima, che ormai è il terzo anno che ci aiuta, e chiaramente è la prima che vogliamo ringraziare. Poi il Consorzio dei Chianti Classico, che quest'anno ci ha offerto tutte le bottiglie, e abbiamo un progetto per il prossimo anno di creare un evento dedicato loro, nuovo, vediamo come riuscire appunto a conciliare con tutto il resto. La Garmin che ci ha dato sia un supporto tecnologico per quello che riguardava il sito, che ancora quest'anno vogliamo ampliare, ecco, scusate se interrompo, ma quello che vedete è il viale dei cipressi visto dall'alto, è lungo un chilometro e mezzo ed è quello che tutte le volte che gli atleti entrano dentro per la prima volta c'è lo stupore negli occhi. Lo, lo dico perché io sono spesso in quell'incrocio e mi rendo conto che nonostante la fatica la gente che ci entra in questo viale rimane veramente... Un attimino sorpresa, ecco della bellezza di questo territorio. Quindi dicevamo la, la Garmin che ci ha dato un supporto sia tecnologico che di materiali e eh, Silvano che come abbiamo già detto prima dal primo anno ci segue proprio come un buon padre, ci dà consigli, ci aiuta anche nei rapporti, perché poi sapete benissimo che non sempre è facile trovare anche le ditte e avere anche un buon rapporto con le ditte con cui lavori. E quindi direi che questi sono i primi sponsor che vorrei ringraziare. Bene, e poi ci saranno, facciamo un quadro generale, senza, naturalmente non ce la facciamo, ci dimenticheremo sempre di qualcuno, sono tutti coloro che hanno collaborato, questo è in dubbio. Ecco, io vorrei fare un ringraziamento particolare a, a Fabio Fiaschi, perché devo dire in questi anni ci ha sempre aiutato, ma negli ultimi anni ci ha fatto proprio da guida anche per la comunicazione, per... Per qualsiasi aspetto è stato veramente all'interno del gruppo in maniera importante dall'inizio e, e ci ha aiutato ancora di più in, negli ultimi tempi. E devo dire un grazie grande. Poi grazie Daniele... Anche a Fabio Fiaschi lo faccio, è qui, è qui dietro, dietro le quinte Fabio Fiaschi, ma in realtà poi eh, così, ha, deciso, ha deciso così stasera, Vuol <ride> vedere, vuole supervisionare probabilmente. La poi un grande grazie a Daniele che è venuto qua questa sera ed era presente per il secondo anno all'interno della festa, l'ha vissuta intensamente sia come speaker che come eh, ha coordinato il, il convegno e poi la sua presenza è stata molto importante per noi. E una persona che stasera non è potuto venire perché è appena tornato da New York ma che voglio abbracciare intensamente è Fulvio Massini che eh, dall'inizio ci aiuta, ci dà consigli e che comunque è una presenza importante per noi per tanti aspetti. Mi dicono dalla regia, caro Mauro, che dovremo avere colui che vi abbiamo annunciato, niente poco di meno che la medaglia olimpica di Seul, Gelindo Bordin, che era stato presente e ha corso l'Eco Maratona del Chianti. Proviamo a sentire se c'è. Gelindo Bordin, buonasera. Buonasera. Come va Gelindo? Ti sei ripreso dalla, dalla maratona, dall'Eco Maratona del Chianti? Tutto a posto? Tutto bene, dai, sono riuscito a rimettere a posto le ossa. Stiamo guardando le immagini qui in studio dove abbiamo commentato le immagini viste dall'alto, le immagini delleco dell maratona del Chianti. Come ha vissuto la tua Eco maratona? Beh, è stata una bellissima esperienza. E chiaramente la giornata calda non ha favorito chi ha corso, perché comunque era una giornata un po' atipica no? per, la, per la stagione. Eh, però comunque è stata bella, divertente. Eh, eh, L'unica piccola incognita è stata questa, insomma, c'era bel sole per chi voleva divertirsi, per chi voleva cercare di fare qualcosa di meglio, insomma, la giornata non era ideale, però direi eh, è tutto molto bene. Beh le prestazioni le lasciamo agli altri, alle maratone su strada, casomai, mentre ho una persona qui o diverse persone che ti vorranno salutare, adesso parto da Silvano Melani, parto. Che ne dici? Va bene. che lindo. Ciao Silvano, tutto bene? Ciao carissimo. Ascolta una cosa, c'era l'organizzazione qui dell'Eco Maratona che sì. volevano un consiglio tramite te se basta il tempo massimo che avevano quest'anno oppure lo devono prolungare, visto la tua performance che hai fatto. Che ne pensi? Secondo me il prossimo anno se lo portano sopra le sette ore è meglio perché mi porto veramente le bracciole il prossimo anno. <ride> Sei favoloso comunque. E invece passo con un'altra persona, con Daniele Menarini, che anche lui, Daniele, gli facciamo qualche domanda, Gelindo, qualche domanda incalzante. Ciao Gelindo. Stai? Sì, Ascolta, l'anno scorso, non quest'anno, volevi convincere un proprietario a spianare una collina? E quest'anno l'avrei rifatto, soprattutto nella parte finale. Eh. E dire che tu sei partito dalla corsa in montagna, eri. Eri un, un bel trattore quando eri piccolino. No, ma guarda, è un percorso che mi è piaciuto molto. Io ho accompagnato delle persone durante la corsa che purtroppo hanno sofferto un po' per strada proprio per il caldo, quindi è eh, un caldo non atteso per quella giornata, però è un percorso molto bello, a parte gli scherzi. Eh, peccato che quando correvo veramente non c'erano questi tipi di maratone perché sarebbero state veramente le mie gare. E proprio di scherzi a parte, ehm, parlando proprio dal, dal punto di vista del, del capo marketing della Diadora, secondo te questo tipo di appuntamenti riusciranno a mettere insieme i podisti tradizionali con invece le tantissime persone che si stanno avvicinando in questi anni? Ma secondo me sì, anche perché eh, guardando un po' il futuro oh, vedo purtroppo... Andare un po' in crisi le maratone, eh, tranne le grandi maratone, quelle soprattutto all'estero di grande richiamo, però eh, secondo me ci sarà uno sviluppo soprattutto nelle mezze maratone o nelle gare più brevi, perché la gente una volta aver provato la maratona eh, poi perde anche un po' l'entusiasmo, no? perché si è perso un po' l'aspetto competitivo, che è anche una cosa positiva, sappiamo c'è più voglia di fare sport e io ritengo che um, la mezza maratona come distanza, piuttosto che eventi come quella della, delle maratone fatte sul, uh, nel trail, possono portare una, un aspetto diverso, perché non si corre per il tempo, essendo i percorsi molto complicati, si sta in mezzo alla natura, quindi diventano più avvicinabili. Per assurdo è più facile correre l'eco-maratona del Chianti che una maratona... Eh, piatta, no? perché Chiaro. poi alla fine il tempo conta qualche conta, si sta insieme, si fatica tanto perché si fatica, però non c'è lo stress di dover dire devo correre a 5 minuti al chilometro per 40.000 km, quindi secondo me c'è un grande avvenire, eh, chiaramente eh, ritengo che siano più facilitati i percorsi non difficilissimi eh, come quelli che si corrono in questa, su, su questa maratona eh, certamente poi ci sono le grandi imprese sulle alti però quello secondo me è una cosa diversa il grande pubblico può avvicinare veramente questi tipi di percorsi gelindo l'ultima domanda e poi ti congediamo un giudizio da 1 a 10 per lo staff dell'ecomaratona del Chianti beh gli do 10 eh, non perché esagerare perché qua dopo si montano monto. la testa vabbè gli do 10 per forza no? Eh, eh no, sono stati molto bravi, mi è piaciuto molto come segnano il percorso, la grande attenzione. Ehm, chiaramente una cosa, se dico una cosa proprio che mi può essere mancata sono gli spugnaggi. No? Io abituato agli spugnaggi nelle altre maratone mi sono trovato un po' a disagio. Chiaramente questa è una maratona diversa, quindi bisogna attrezzarsi in maniera diversa. Eh, però è tutto molto bello, il percorso è segnato bene grande attenzione ai ristori, eh, grande pubblico anche all'arrivo, insomma eh, niente da dire. Io sono arrivato tre anni fa a vedere questo evento, c'è stata una grande crescita, ma da sempre una grande attenzione. Si vede che l'organizzazione lavora con grande passione e eh, passione per, uh, per tutti quelli che arrivano, quindi dal, dal più forte a quello che invece me ne mette ancora per divertirsi. Una bellissima giornata, anzi due bellissime giornate di sport che fanno solo bene la crescita di questo movimento e anche un grande segnale di cultura sportiva. Grazie Gelindo, grazie della presenza qua telefonica nella nostra trasmissione. In bocca al lupo a tutti i podisti naturalmente e mi raccomando non battetemi sempre tutte le volte che mi incontrate. Vi <ride> faremo pensare. Grazie Ciao, di Gelindo. Nuovo. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao. Questo non mi battete di nuovo, era un aneddoto perché se non erro, Mauro, Daniele, è venuto fuori qualcosa durante la manifestazione. Dice: Non potete sorpassare la fin medaglia olimpica, partenza. fin dalla partenza. Fin dalla partenza <ride> ha preso il microfono e ha detto. Rispettate la medaglia. <ride> e, e quindi e non la, la sorprese. Che passate. vuol dire rispettare gli anziani. E mi sono preso il primo baffa della giornata. <ride> Però per Stefano, giusti. se posso permettermi, Prego. non ha detto il vero motivo per cui lui viene a Castelnuovo. Lui viene perché vuole mangiare la Fiorentina il sabato sera, perché ormai è diventata tradizione per lui. <ride> e questa è una tradizione che non può mancare. Siamo nel, nel chianti, siamo. È una bella Fiorentina di Chianina, caro Mauro. Niente da dire. Intanto avete visto un po' di arrivi, i primi arrivi che abbiamo visto sono quelli della 11 km, poi avete visto anche l'arrivo della 18 e della 42 con, eh, diciamo, il primo atleta fuori gara, il campione del mondo di corsa in montagna, Marco De Gasperi, che ci ha tenuto compagnia e ha onorato anche lui questa manifestazione. Adesso, prima di ritornare poi agli ultimi minuti con gli arrivi, ci andiamo a sentire un po' di interviste insieme a Garmin e insieme anche a Cristian Tozzi, che stasera non è potuto essere qua. Ma noi eravamo previdenti e l'abbiamo intervistato insieme a Garmin e insieme a Matteo Bortesi, dico bene, sì, ma... sì che è il product manager marketing di Garmin. niente, niente poco di meno che. Per parlare innanzitutto della vostra presenza all'Eco Maratona del Chianti, eh, Garmin sicuramente offre una vasta gamma di prodotti, in modo particolare adatti soprattutto direi a queste corse spettacolari, posso, posso usare questo termine? Eco spettacolari. Eco spettacolari. Per stare in tema, sì, beh, eh, siamo qui innanzitutto perché abbiamo la presenza di un nostro testimonial che è Marco De Gasperi. Inutile, non ha bisogno di presentazioni. Fulvio Massini che è una delle nostre bandiere, è un vessillo che che porta i nostri prodotti in tutta Italia e in virtù di questa manifestazione presentiamo il Phoenix 2 che è un prodotto nato e studiato per il trail running poiché è dotato di barometri altimetrici, di sensori di rilevazione in 3D per quanto riguarda la velocità verticale soprattutto su terreni accidentati e quindi è incline proprio a questo tipo di gare. Ecologiche. 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 La, la domanda successiva era come si è evoluta Garmin proprio in merito a queste manifestazioni, ma mi sa che hai già risposto. Beh, il segmento del trail running è in crescita, vuoi? Perché eh, abbiamo sempre necessità di trovare nuove tendenze a livello di corsa, passando dalla maratona alla mezza e poi. Uh, oggi c'è molta più esigenza anche di vivere all'interno della natura e noi vogliamo essere coprire tutte le nicchie di mercato ovviamente. Ma una domanda in segreto così, ma funzionano questi prodotti? Chiedi all'oste se il vino buono. <ride> cioè. Stiamo scherzando naturalmente. No, questo è un dubbio che lo dico così. A volte si arrivano i podisti, gli uomini del trail, le donne anche, naturalmente mettiamo tutti insieme e dicono quanto era lungo il percorso? 9 km, 9,6, 9,8. Chi ha ragione? Che bella domanda, hanno ragione tutti. Hanno ragione tutti perché bisogna ricordare che essendo molto precisi i nostri prodotti misurano tutti i cambi di direzione che vengono fatti e gli scostamenti. Immaginiamo la favola di Pollicino che quando camminava per ritrovare la strada lasciava un pezzo di pane lungo il percorso. Se noi idealmente pensassimo a ogni pezzettino di pane come la traccia che stiamo percorrendo, noi misuriamo ogni singola deviazione. Quindi se il collega che corre di fianco a me fa più strada perché è esterno a me e io ne faccio meno e lui misura 20 metri in più, è giusto che sia così. Eccesso di precisione. E questa è la precisione di Garmin. Grazie, grazie Matteo. Dovere passeggiando tra le cantine, tra le aziende agricole, tra le fattorie, insomma scegliete voi e eh, vediamo un po'. Allora, intanto questo palloncino, chi è il palloncino L? In questo caso sei uno dei responsabili che accompagna i gruppi. Sì, eh, L significa il gruppo L, siamo eh, 11 gruppi da A a M e questo è il penultimo e io sono quello che guida il gruppo L. Perfetto, allora eh, come sta andando? Come ti sei trovato quest'anno? Tutto tranquillo? Benissimo, c'è un'organizzazione sempre più accurata, sempre più precisa, nonostante il numero dei partecipanti stia aumentando di anno in anno e anche in maniera considerevole. Quindi tutto perfetto, bene, andiamo proprio a chi organizza tutto ciò e ovviamente sono gli amici, lo staff dell'Eco Maratona del Chianti con noi a rappresentarli, Cristian Tozzi, allora intanto riproviamo a rifare un po' il punto, eh, si parte dalla piazza di Castelnuovo, Berardenga, l'inizio del, del giro delle cantine, passeggiando tra le cantine e poi quante stazioni si fanno? Ah, sono sette tappe. Sono sette cantine, eh, si parte da, da Felsina, eh, poi si fa la Lama che era ospitata da Villa Chigi, eh, poi siamo venuti qui a Allegretti, poi facciamo Pacina, poi Palazzetti. E infine Fornaci di Sotto e in piazza dove, dove ci sono, sono serviti dolci, dolci tipici di sedenzi e il Vinsanto. Tutto ciò grazie a uno staff molto attento che ha organizzato il tutto. I partecipanti quest'anno siamo a numeri di? Siamo almeno 800 iscritti. Volevamo chiudere a 700 e poi fialo fialo siamo arrivati fino a 800, per noi è un risultato incredibile, siamo molto contenti, contenta, sono contenti le aziende, il paese, le, le, il comune di Castelnuovo, per noi insomma è un evento importante che valorizza il territorio e, e il nostro cibo, il nostro bere. Quanto è difficile organizzare una cosa del genere di sabato pomeriggio prima dell'eco maratona che ci sarà domani? È difficile organizzare tutto, l'organizzazione va di un anno in un anno, già stiamo pensando al prossimo evento, vogliamo cambiare, vogliamo fare qualcosa di nuovo. E siamo sempre al lavoro, la testa è sempre in funzione, è un impegno notevole. Non si dorme la notte, ma insomma va bene così, e ci divertiamo e continuiamo. E continuiamo anche noi a fare il giro e a sentire come sono stati gli amici qui dentro le cantine o aziende agricole chiamate le. Eccoci qua, grazie anche a Fabio Fiaschi per le interviste, intanto approfitto giustamente per ricordare anche chi sono i vincitori della manifestazione, delle varie manifestazioni, con Francesco Caroni eh, che è stato il vincitore della 11 km, le 3 del Luca, Elisa Razzi è stata la vincitrice della 11 km e poi Fabio Tronconi del Marathon Bike Grosseto è stato colui che è il primo a tagliato il traguardo sulla 18 km e poi ancora Melissa Ragonesi è stata eh, la parte femminile. Antonello Petrei avete visto anche l'arrivo di Marco De Gasperi, l'abbiamo commentato, però Antonello Petrei è stato il primo ufficialmente a tagliare il traguardo in 3 ore 10 e 44 e Daniela Furlani, Wisp Chianciano Terme, 3 ore 44 ha chiuso la sua eco maratona conquistando la medaglia d'oro. Daniele Menarini, sulle immagini di questi arrivi glielo dedichiamo uno spazio sulla rivista Correre. Sì, io conto di arrivare alla maratona di Firenze con le coppie staffetta di dicembre dove ci saranno le immagini e i risultati dell'eco eh, dell maratona del Chianti. Ecco Maratona del Chianti, quindi anche sulla rivista Correre approfittiamo per ringraziare anche una persona che abbiamo qui in studio dietro le quinte sì. che ci regala tante fotografie. Francesca Grana, grazie stasera di essere insieme, insieme a noi. Anche lei, lei non, non c'era solo perché era in Uganda con e lei era, era, era tornata da, da poco. No, lei non no, ne ne era avevo... rimasta. Era... Fabio era scappato qua eh, e noi gli stavamo lontani perché scherzavamo sull'Ebola, lei invece era ancora giù a lavorare. Brava, brava, intanto vi ricordo dove saremo anche domenica prossima con le nostre manifestazioni, in modo particolare alla Scarpirampi che l'abbiamo breve citata insieme al, al Silvano del negozio Il Campione, che ormai da quanti anni Silvano che si organizza la Scarpirampi, vediamo se sei preparato. No, eh, questa è una domanda stupida, eh? Ve <ride> l'organizzo io. Sono 22 anni che diciamo soffro con la ampia. <ride> 22 no. anni che si soffre con la La. la, la... La Scarpi Rampi con anche si è aggiunto anche da qualche anno il trail, quindi quella manifestazione che si corre non, senza, senza la bici, diciamo singolarmente. Mentre la Scarpi Rampi vi ricordo, è la gara a coppie, uno a piedi e uno in bicicletta si parte alle 8 e mezzo, mentre alle 8:20 parte il trail. Questo è per quanto riguarda. E poi insieme agli amici di Livorno saremo alla Maratona città di Livorno, dove ci sarà oltre alla maratona con partenza alle ore 9, la mezza maratona, e poi ancora la strada Livorno di 7 km e 800 m, e poi la staffetta in 4, quindi si corre una maratona in 4, e poi due passi con quattro zampe, ci sarà anche questa manifestazione con gli amici a quattro zampe. E per finire anche gli amici di Monte Di sabato, sabato quindi facciamo un passo indietro, il giorno 8 di... Eh, novembre Tra Vigne e Oliveti, questa manifestazione eh, podistica o passeggiata di Nordic Walking di 9 km e 4 km per la parte competitiv non competitiva 15:30 da Piazza Niccolò Machiavelli a Monte Esperto di un'altra manifestazione. Un paio di minuti per tirare le conclusioni e per sapere se forse ci sarà anche qualche novità all'Eco Maratona del Chianti mentre, mentre ci guardiamo queste premiazioni finali. Mauro e Federica saranno loro che ci daranno queste indicazioni. Sì, allora un, un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale che come tutti gli anni mette a disposizione tutto quello che può per gestire l'arrivo di queste 5.000 persone che per un paesino piccolo come Castelnuovo vi potete immaginare l'impegno. Poi la Chiantibanca, la Polase Sport per i sali minerali. I ragazzi Claudia e Gabriele delle Colline Pistoiesi che hanno gestito il Nord in Walk in maniera splendida. E come anticipazione per il prossimo anno. Eh, pensavamo di fare delle modifiche ai percorsi sulla distanza, nel senso che la 18 pensavamo di trasformarla in una 21 in modo da far defluire le persone nella parte in salita già un pochettino allungate, quindi allungare di più il tratto pianeggiante iniziale in modo che arrivino nella salita già allungati e la 11 farla diventare una 13-14, questa era una delle idee in anteprima che vi diamo. Le idee in anteprima? Federica, anche per te le conclusioni. Le mie conclusioni, un ringraziamento a tutti quei 4.300 persone che comunque in quei due giorni sono venuti a Castelnuovo. Eh, ancora una volta vorrei ribadire che gli sponsor, tutti, tutti i nostri collaboratori, un ringraziamento speciale, ma anche alle 200 persone che poi ci aiutano come volontari, quindi tutte le, so le società podistiche della provincia le associazioni di Castelnuovo Berardenga, quindi la Misericordia, la Pubblica Assistenza, il gruppo della terza età, senz'altro me ne sono scordata qualcuna. Comunque a tutti veramente un grazie particolare. Poi vorrei ribadire il fatto che la nostra manifestazione è anche attenta al sociale. Infatti le medaglie che noi consegniamo alla 42 km sono le medaglie fatte dai ragazzi del popolo Sarawi, quindi dai campi profughi del deserto. E questo ci permette di dare un aiuto anche a loro, una collaborazione che portiamo avanti oramai da, da fin dall'inizio, da otto anni. Eh, detto questo, un ringraziamento... Siamo solo dare l'appuntamento. L'appuntamento al prossimo anno, quindi 2015, 18, 17, 17 18. e 18 ottobre. Un ringraziamento speciale poi vorrei farlo io personalmente agli speaker che comunque ci hanno aiutato in questa manifestazione, quindi in piazza. Daniele Menarini che è stata una voce accogliente e calorosa dall'inizio alla fine, Stefano, Fabio, Tiziano e poi un ringraziamento mio a Silvano e anche alla signora Ammirella che stasera non è venuta ma grazie di tutto veramente. Grazie a tutti gli staff e gli amici dell'Eco Maratona del Chianti, a Daniele Menarini e a Silvano del negozio Il Campione. Noi vi diamo appuntamento domenica, non perdete lo speciale alle 22.30 sul canale 194 di Toscana TV News Sport con un altro speciale di Passeggiando per cantine E poi ci vediamo giovedì prossimo, come sempre andremo a vedere in questo caso la Maratona di Lucca. Buonanotte a tutti voi!